Quando si parla di auto, tra gli elementi più importanti ci sono i fari, non solo per quanto riguarda l'estetica, ma anche per la funzionalità. Un paragone potrebbe essere fatto ad esempio con i nostri occhi. È vero che un bello sguardo aiuta a fare colpo, ma la vista è importante per cogliere bene ogni dettaglio. La situazione si complica e non di poco in assenza di luce, tanto da costringerci a ricorrere a qualche aiuto. E in auto? Cosa succede? Negli anni l'evoluzione delle tecnologie ha esponenzialmente aumentato il livello di sicurezza quando si viaggia senza la luce del giorno. Dai proiettori alogeni si è infatti passati ai fari alloxeno, 8 volte più potenti grazie al gas impiegato all'interno, lo xenon appunto, che amplifica e migliora la qualità dell'energia elettrica che viene inviata al faro. Già da tempo invece sono disponibili i fari a LED, più efficienti perché hanno bisogno di meno energia per funzionare e che quindi sono migliori nel processo di conversione dell'elettricità in luce. Riducono l'assorbimento, scaldano meno le componenti e hanno una migliore qualità dell'illuminazione non soltanto per quanto riguarda la tonalità ma anche l'intensità. Ma non c'è altro? A dire il vero sì. E stiamo parlando dei fari Matrix LED come gli Intellilux di Opel che equipaggiano la nostra corsa. Si tratta di un'evoluzione dei full LED e sono uno degli optional più importanti del catalogo relativo alla nuova segmento B, nata dalla partnership con il gruppo PSA Peugeot Citroën. La corsa nella sua categoria infatti è la prima a rendere disponibile questa tecnologia ad un prezzo abbordabile. Di cosa si tratta? I LED che abbiamo visto fino ad oggi offrono già una buona visibilità, sia chiaro, e sulla corsa sono disponibili negli allestimenti meno ricchi. Con gli abbaglianti automatici però basta un'auto di fronte o nel senso opposto per far disattivare il sistema. I Matrix LED invece possono regolare l'ampiezza del fascio luminoso sulla base di chi sopraggiunge e di chi precede grazie alla presenza di più punti luce, 8 in questo caso, che vengono attivati e disattivati separatamente grazie alla telecamera qui sopra. Proprio la stessa Opel nel 2012 iniziò lo studio e lo sviluppo di questa tecnologia, presentata nello stesso anno sotto forma di prototipo a bordo di un'insegna. È stata però un'altra tedesca a portare su strada dopo un anno i fari Matrix LED, anche se il segmento era diametralmente opposto rispetto a quello dove oggi troviamo questo tipo di fari. E proprio per questo è possibile parlare di democratizzazione della tecnologia, visto che ora è possibile usufruire dei vantaggi dei fari Matrix anche su auto relativamente piccole alla portata di tutte le tasche come la corsa. Qua ci sono 4 punti su ogni faro che riescono ad adattarsi al raggio della curva e che possono arrivare fino a 400 metri di profondità quanto a illuminazione. Il sistema, come vi ho accennato, funziona grazie all'Opel Eye, l'occhio dell'intelligenza artificiale che ha permesso a questi fari di svincolarsi dalla navigazione. In pratica il dispositivo si attiva dai 50 km orari quando percepisce l'assenza di illuminazione artificiale e per vederli in azione è necessario trovarsi su strade extraurbane completamente buie. Situazione che purtroppo viene riscontrata frequentemente nel nostro paese, ma grazie alla presenza di questi optional la situazione migliora con il fascio che illumina a giorno tutto l'ambiente di fronte a noi. Il sistema poi è sempre pronto a spegnere i diodi che puntano contro eventuali automobilisti che sopraggiungono o che precedono, mantenendo comunque illuminato tutto il resto, soprattutto tutto i lati della strada, i punti più pericolosi se vogliamo. Relativamente alla pratica c'è da dire che il funzionamento non è ancora ai livelli di sistemi come quello della classe S e dei suoi 168 punti luce ad esempio, ma è normale. Qui il sistema impiega un po' più di tempo per riaccendere gli spot e in certi casi esita in generale ma solo per sincerarsi di essere fuori da un centro abitato. L'illuminazione arriva bene anche quasi alle chiome degli alberi più alti, ma la linea di contrasto che si crea tra la zona che illumina di fronte e quella che illumina l'alto è parecchio marcata. Nelle stradine di campagna l'attraversamento improvviso da parte di animali è spesso tra le cause di incidente o costituisce comunque una fonte di rischio e poter contare su una buona illuminazione ai margini della carreggiata anche con un'altra auto di fronte a noi è fondamentale ai fini della sicurezza.
I fari Intellilux contribuiscono anche a non abbagliare gli altri utenti della strada. Molto spesso, infatti, anche i motociclisti rimangono vittime dell'abbagliamento, vuoi per i fari regolati non troppo precisamente o per la stessa posizione in sella dei Centauri. Oltre a loro, anche gli automobilisti possono beneficiare dell'intelligenza di questa tecnologia. Guardate ad esempio la differenza tra questo sistema e gli abbaglianti non disattivati. In più, c'è da considerare quanto questo optional sia allettante in fase di configurazione del mezzo. Dopo Insignia e Astra, il sistema arriva infatti sulla corsa, come accessorio a 600 euro, cifra che lo rende quasi immancabile, soprattutto da preferire a qualunque interno in pelle, tetto panoramico e persino navigatore. I fari LED quindi possono essere usati per motivi puramente estetici, per risparmiare sugli impianti di illuminazione più comuni, ma se si parla di sicurezza è indubbio che il livello offerto da questo genere di proiettori sia più alto rispetto agli altri sistemi che troviamo sul mercato. E ora che sono disponibili su auto con prezzi più accessibili, non approfittarne è davvero un peccato.